È il primo compleanno che festeggiamo sul nuovo canale. Teleuniverso compie 44 anni e da circa 6 mesi è sbarcato al numero 12 del vostro telecomando. Un cambiamento che non ha allontanato i telespettatori, anzi, ogni innovazione porta con sé dei nuovi assetti, ma il legame con il nostro pubblico, la nostra forza, resta sempre immutato. Prosegue costante il nostro impegno nel tenervi aggiornati sempre. Dopo l'emergenza sanitaria, in questi mesi vi stiamo raccontando la crisi energetica, le conseguenze nella nostra vita quotidiana, le difficoltà vissute da imprese e cittadini. Lo facciamo ogni giorno nei nostri telegiornali, ma anche nelle trasmissioni di approfondimento, a cominciare da Porte Aperte del giovedì sera, nelle nostre rassegne stampa. In queste settimane, ampio spazio anche alla politica, soprattutto quella regionale, in vista dell'appuntamento del prossimo 12 febbraio. Con Lazio in Forma abbiamo aperto una finestra sulla regione raccontandovi provvedimenti adottati nei vari settori. Spazio libero invece proiettato al futuro, con ospiti che saranno i protagonisti di questa campagna elettorale. Prima del TG, in ogni edizione, c'è il momento di riflessione sul tema del giorno con il nostro direttore ed il suo senza ricevuta di ritorno. Tante produzioni interamente targate Teleuniverso, lo sport immancabile con Gol di Notte e Bordocampo Serie B e quest'anno anche Universo D, la buona cucina con Cibum e Pizza Time, l'intrattenimento per tutta la famiglia con i video e la musica di Giradischi. Le candeline aumentano, così come aumenta la passione nel nostro lavoro. È la stessa che nel 1978 ha portato Mario Magnapera a fondare Teleuniverso, accresciuta costantemente dall'amore per questa emittente che ha coinvolto tutta la famiglia. La famiglia, quella Magnapera, quella allargata di Teleuniverso, è la vera forza di questa realtà. Questa convinzione continua ad essere la stella polare, pensando però alle altre stelle, quelle che ci guardano dal cielo. E il grazie è sempre rivolto a tutti voi che ci seguite costantemente.